Sono stati scoperti nel 2019, dopo oltre 500 anni, gli antichi cunicoli sotterranei situati sotto Porta Maggiore. Si tratta di due stanze, nello specifico le bombardiere, poste un tempo a difesa all'ingresso della città. Dopo il termine dei lavori di riqualificazione del Pincio di Fano, questo pezzo di storia è stato poi ricoperto con delle lastre di legno incompensato, dando così un brutto aspetto ad uno degli angoli più belli della città. Ma qualcosa sta iniziando a muoversi. Entro l'anno 2023 verranno appaltati i lavori per la rimozione del casottino in legno, per installare poi una vera e propria lastra di vetro. Siamo intervenuti al di sotto proprio per capire, per farne ritrovamento, e oggi per valorizzare al meglio questo ritrovamento siamo pronti a... abbiamo già progettato un nuovo elemento che appunto sarà un elemento, una struttura inclinata con del vetro e anche con del corten. Del vetro perché tutto il ritrovamento, proprio per renderlo accessibile in quanto si potrà accedere poi al di sotto nel momento in cui si continueranno a fare gli scavi, ma un domani chissà potrà essere anche visitabile, perché magari creeremo proprio un percorso dove si potrà approfondire come in tanti altri luoghi della città. Quindi si tratta di una struttura in vetro, inclinata proprio sia per una questione di visibilità, di miglior visibilità, sia per creare un minor impatto anche della struttura su quello che è un contesto monumentale preziosissimo, che tra l'altro in questo percorso che dura da un anno rispetto alla progettazione la sovrintendenza si è già esposta con un parere molto favorevole e ben contenta della struttura che verrà appoggiata. Quindi oltre questa struttura in vetro ci sarà poi anche una porta in corner con il logo del Comune di Fano, una porta che darà accesso al vano proprio sia per approfondire quelli che sono gli scavi e un domani chissà anche per visitare questo luogo come magari tanti altri luoghi della città. E oltre questo, su invece tutta la parte della pannellatura inclinata di vetro ci sarà una serigrafia che sarà scritta in rilievo con una citazione di un artista importante che oggi non sono qui a svelarvi perché sarà veramente una bellissima sorpresa, che richiama la storia e che verrà illuminata poi da raggi solari. Quindi di notte avrà una luce propria e non occulterà la visibilità dello stesso bene nella sua profondità, nello stesso tempo darà ancora più valore. Ecco, abbiamo proprio, questo dimostra che come vedete stiamo intervenendo in più luoghi della città a supporto di quello che è un forte interesse di lancio e di prospettiva, ma di valorizzazione di quelli che sono i nostri beni monumentali.